Nicole pronta con penna e quaderno. Bene, allora da inizio luglio Europass riapre, riapre l'ufficio, riapre la scuola. Intanto a Firenze la fase 2 continua e per fortuna continua molto bene. I ristoranti sono aperti, i musei sono aperti, è tutto aperto. E per la prima volta scusate, sabato andrò a casa dalla mia famiglia a Bergamo dopo 4 mesi. E sì, esatto, Lina. Ciao Gustavo. Ciao. Perciò dopo 4 mesi, sabato finalmente rivedo la mamma, il papà, i fratelli. E spero anche perciò di rivedere voi super presto. Ciao Riccardo, anche tu sempre qui. Dalla Bulgaria, Stiliana, ciao. Perciò spero di vedervi ad Europass prestissimo. Ovviamente, ragazzi, riapriamo con tutte le misure di sicurezza e le regole che si devono rispettare, perciò abbiamo i gel, avremo tutti per sicurezza le tac mascherine, ok? Però almeno possiamo stare insieme. È una bellissima notizia, ragazzi, sono quasi commossa. Manuel voleva dire come sta. Ah, sì. Come stai? Mi dai del tu, mi dai del tu. Tutto bene. Lina dice noi siamo nella fase 3. Bene, bene. Sì, siamo molto contenti, ma soprattutto saremo contenti, ragazzi, quando voi potrete stare qui a Firenze insieme a noi e il caffè lo prendiamo insieme davvero al bar o qui a scuola. Ok? Bene. Ok, dopo questa bella notizia, piano piano. Sì, Riccardo, non ti preoccupare, sarò molto attenta. Ho sentito la mia famiglia, tutto ok. L'importante è avere le precauzioni e fare attenzione, solito, mani, mascherina. Starò attenta. Ciao, mamma! Ragazzi, Giovanna Ghilardi nei commenti è la mamma di Elisabetta. Ciao mamma, ci vediamo dopo domani, finalmente. Vanna, allora, mia mamma si chiama Giovanna, ma tutti la chiamano Vanna e ha fatto Facebook solo per essere presente alle live. Mamma! Ok, sì, Bergamo è una città molto bella, Lina, la conosci? Sono contenta. Allora, ragazzi, bella notizia. Adesso un attimo di lato, la lasciamo lì e noi iniziamo con la lezione di oggi. Allora, iniziamo come al solito. Uno, due, tre, ta-da! Via. Allora, oggi parliamo dell'uso degli ausiliari che sono essere e avere. Perché fanno compagnia, aiutano e stanno vicino al verbo. Mamma ti saluta Nicole. Che carina. Ok, l'uso di essere o avere nei tempi composti in italiano. Il primo tempo composto che in generale. Ciao Isabella! Ciao dal Giappone, vero? Se non ricordo male. Allora, il primo tempo composto che studiamo insieme appena iniziate le lezioni di italiano, dopo il presente, il primo tempo composto è il passato prossimo. Importante sapere sempre quale ausiliare usare perché per tutti gli altri tempi composti la scelta è sempre uguale, perciò nel futuro anteriore, nel trapassato prossimo, nel congiuntivo passato, eccetera, l'uso degli ausiliari funziona sempre uguale, ok? Perciò attenzione, è il tipico argomento che
è da panico per gli studenti, ma noi oggi, tac, 20 minuti e salutiamo il problema. Ciao José, ciao. Allora, iniziamo. Ciao. Condivido lo schermo, eccoci, tac, e olè, essere o avere ragazzi. Pronti? Alt, ritorno un secondo. Dov'è? Siamo qui. Ritorno un secondo solo per dirvi che io spiego, ma poi c'è una piccola attività che facciamo insieme, per cui non è che intanto che mi guardate avete il telefono, la televisione. Attenzione che poi interrogazione. Grande Malena, mi stavo preoccupando, Malena. Per fortuna che ci sei. Ok, grazie Riccardo. Bene, ottimo. Allora ricondivido. Eccoci. Allora, essere o avere? Tanè, questo è il problema. Andiamo, cominciamo, perfetto. Allora, tempi composti, abbiamo detto, usiamo essere o avere più il participio passato del verbo. Cos'è il participio passato? Allora, nei verbi, come sempre, togliamo are. E mettiamo un'altra parte, un'altra particella che è ato. Perciò, ad esempio, mangiare, mangiato, guardare, guardato, ok? Ere, verbi che finiscono in ere, togliamo ere, mettiamo uto. Perciò, avere, avuto, ok? Oppure ricevere, ricevuto. Con i verbi in ire, togliamo ire e mettiamo ito. Uno dei verbi preferiti di Elisabetta, dormire, dormito, ok? Oppure capire, capito. È uguale per tutte le persone, ok? Dobbiamo cambiare, cioè coniugare essere o avere. E adesso vediamo. Quando usiamo avere? Mamma, sei diventata bravissima, adesso rispondi anche ai messaggi. Ma brava, brava. Ok, allora, quando usiamo l'ausiliare avere? Usiamo avere con i verbi transitivi. Cosa significa transitivi? I verbi che rispondono alla domanda chi oppure cosa. Ad esempio, mangiare cosa? La pizza. Ho mangiato la pizza, verbo avere. Ad esempio, verbo comprare, comprare gli orecchini nuovi, comprare una camicia nuova, comprare cosa? Vendere, esempio, la gelateria vende cosa? Il gelato. Perciò ho venduto. Studiare cosa? Italiano. Ho studiato. Incontrare chi? Giovanna su Facebook, la mamma di Elisabetta su Facebook. Iniziare cosa? La lezione di italiano. Finire cosa? Gli esercizi. Ripetere. Cosa? Una parola, perché non ho capito. Organizzare, cosa? Una festa. Prenotare, cosa? Un tavolo al ristorante, i biglietti per il teatro. Ordinare, ordinare una pizza, ordinare un bicchiere di vino al bar. Oppure guardare cosa? Un film. Guardare cosa? Netflix.
Oppure spedire una email, spedire una lettera. Oppure capire cosa? Il passato prossimo, l'uso degli ausiliari. Ok, come andiamo qui ragazzi? Datemi segni di vita. Se va tutto bene, che capite che i verbi rispondono alla domanda chi o cosa. Tutto ok? Se non dite niente, io vado avanti perché significa che siete bravi. Lina, va bene, top, perfetto. Bene, ragazzi, io vado avanti. Alcuni esempi. Ieri sera Elisabetta ha guardato cosa? La serie TV Unorthodox. Molto bella, ve la consiglio. Paola, tutto ok, bene, grazie. Miguel, perfetto, grazie. Nicole, ho una domanda, ma chiedo più tardi. Va bene, come vuoi. Bene, Gabriela. Bene, perfetto. Seconda frase di esempio. La settimana scorsa gli studenti hanno studiato cosa? I verbi irregolari. Bene, grazie Isabela. Un mese fa ho ricevuto cosa? Una cartolina da Laura. Cioè, ragazzi, le cartoline. Ve le ricordate? Adesso solo WhatsApp e email. La cartolina ha una certa emozione. Sabato scorso abbiamo incontrato chi? La ragazza di Marco in centro. 2 giorni fa ho mangiato cosa? Una pizza napoletana buonissima. Ok? Tutti verbi che rispondono alla domanda chi o cosa, che hanno un oggetto diretto. Ciao Dani! Andiamo avanti, ragazzi, come va? Se non dite niente, io vado, perché questa era la parte facile. Adesso iniziamo. Essere. Quando usiamo l'ausiliare essere con i verbi di movimento? Esempio, andare oppure venire. Partire, esempio, sabato Elisabetta parte per Bergamo alle 12 e arriva alle 3, perciò arrivare, altro verbo di movimento. Entrare in casa, entrare a scuola, uscire dalla porta. Oppure il verbo tornare, sono tutti verbi di movimento. Ok, ragazzi? Vado avanti. Riccardo Ricci, ricercare. Non ho capito, Riccardo, cosa intendi? Ricercare, forse? Non lo so, prova a riscrivermi. Clo, ballare, come mai non è un verbo di movimento dato che ci si deve muovere intanto che si balla? Ok, effettivamente dovrebbe essere un verbo di movimento, ma non lo è, a parte che io posso dire, io ballo cosa? Musica classica. Ci sono solo i verbi di movimento? No, no, con calma, Michelle. Allora, Riccardo, investigare, ricercare, cercare è un verbo che risponde alla domanda chi o cosa, perciò usiamo avere. Esatto, anche Miguel. Ricercare chi, cosa usiamo avere. Ok, allora questa è la prima possibilità per usare il verbo essere. Verbi di movimento, questi sono i più popolari, i più famosi. Vado avanti, numero due.
Altro uso del verbo essere nei tempi composti, i verbi di stato. Bene, Riccardo, grazie. Stare, sinonimo rimanere, sinonimo restare, oppure lo stesso essere vuole essere. Verbi di cambiamento. Tipico verbo di cambiamento, diventare, oppure crescere. Elisabetta, ragazzi, è alta 1,55 m e non cresce purtroppo. Oppure i verbi nascere e opposto, morire. Perciò, prima categoria, verbi di movimento. Seconda categoria, verbi di stato o cambiamento. Ok, ragazzi. Avanti. Andiamo all'ultimo uso. I simpaticissimi, meravigliosi verbi riflessivi. Anche qui, quando con gli studenti parliamo di verbi riflessivi, il panico più totale, ma non vi preoccupate, tranquilli. Grazie, Lina. Ok. Allora, verbi riflessivi. Cosa sono i verbi riflessivi? Sono i verbi in cui l'azione si riflette sul soggetto. No, no, Nicole, tutti hanno l'ansia dei verbi riflessivi, ma sono bellissimi, via, sono belli. Allora, esempio, il verbo svegliarsi. Ciao Ivi. Joao, che paura, i verbi riflessivi. Allora, svegliarsi. Io mi sveglio alle 7 tutte le mattine. Sabato e domenica, ragazzi, ovviamente no. Opposto di svegliarsi. Addormentarsi, oppure divertirsi, yeah! Il sabato sera, oppure opposto, se Elisabetta spiega troppa grammatica, annoiarsi. Avanti, vestirsi, mettere i vestiti. Lina alle 6, mattiniera, mattiniera. Perciò, dove ero arrivata, vestirsi, mettere i vestiti e opposto, togliere i vestiti, spogliarsi. Poi, pettinarsi. Oppure, quando uno fa sport, allenarsi, sempre con verbo essere. Perciò, esempio, svegliarsi. Faremo una live poi per spiegare il passato dei verbi riflessivi, ok? Non impanicatevi, non preoccupatevi. Ora dico solo un esempio. Mi sono svegliata, mi sono addormentata, oppure Luca si è divertito alla festa. Gli studenti si sono annoiati alla lezione di grammatica di Elisabetta. Vediamo, Lina, pettinarsi è molto simile al catalano. Sì, molte parole effettivamente italiane, sì, sono molto simili al dialetto catalano, dialetto, alla lingua catalana, scusami. Oppure un esempio con vestirsi. Paolo si è vestito elegante per la festa. Ok, eccetera, eccetera. Ok, mi chiedono come
Insegno italiano parlando italiano? Ebbene sì. Ebbene sì, allora dipende, Favaz, che livello tu hai. Comunque già dall'inizio ad Europass usiamo un metodo comunicativo subito italiano già dall'inizio e ti assicuro, promesso, che tutti imparano così. Questa ovviamente, Favaz, se sei principiante è un po' difficile di lezione, ok? Ok, ragazzi, e questa era la terza possibilità per l'uso del verbo essere come ausiliare nei tempi composti. Io vi ho fatto solo l'esempio con passato prossimo, se no il prossimo. Tutto il resto la prossima volta. Attenzione! Quando usiamo l'ausiliare essere, il participio passato concorda con genere e numero. Ragazzi, no panic! Cosa significa? Semplicemente che il participio passato, quello che finisce in ato, uto o ito, può essere o singolare, o plurale, o maschile, o femminile, solo quando usiamo essere, ok? Quando usiamo avere, no, diciamo per ora che finisce sempre con o. Con avere, ato, uto, ito. Quando c'è essere, deve concordare. Perciò le prime tre persone sono tre persone singolari, io, tu, lei e lui. Perciò, come per i nomi, ok? Maschile singolare finisce con O. Femminile singolare finisce con A. Perciò, se io sono Elisabetta, ok? Dico io sono andata. Se io sono Paolo, dico io sono andato. Ok? Per noi, voi e loro, che è plurale. Gabriella, non ti preoccupare. Certo che poi è tutto facile se pratichi. Se fai qualche lezione con noi, tac, diventa facile. Allora, noi, voi e loro sono persone plurali, ok? Perciò, come per i nomi, anche il participio passato diventa plurale o maschile o femminile. Per cui Paolo e Luca sono andati, oppure Elisabetta e Maria sono andate, perché sono due femmine. Come va, ragazzi? Siete ancora lì? Siete sopravvissuti? Tutto ok? Datemi segni di vita in chat. Ciao Anna! Ciao bella! Ok, ragazzi. Allora, ma Laura, un cuore, che carina. Certo. Romario dice, sembra facile, ma ovviamente è da praticare, ragazzi, come qualsiasi cosa. Non è abbastanza leggere. Allora, aspettate un attimo, che ritorno io qui. Elisabetta, la tecnologia ha sempre grandi risultati. Ecco qui. Allora, tutto bene? Bene, ragazzi, sono contenta che capite. Ovviamente, ragazzi, ci vuole sempre, sempre la pratica, per questo esistono i corsi, se no uno legge su internet e impara, no? Per questo poi pratichiamo. Adesso, se siete pronti, se siete pronti, facciamo qualche prova insieme. Ragazzi, mani sull'hip,
Sulla tastiera. Ciao Giulia dall'Argentina. Un bacio a te. No, no, Riccardo, a domani cosa? No, 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 non è finito, c'è la parte interessante. Adesso facciamo gli esercizi insieme. Bene, allora. Io vi mostro dei verbi e voi scrivete nella chat. Ciao Sile dall'Argentina. Certo, Gabriella, prima si capisce che è già una competenza importante, dopo con calma si parla. Riccardo, no, no, mi spavento, Riccardo, se vai via. No, tu sei un habitué e tu devi rimanere. Allora, ragazzi, verbo in italiano, verbo iniziare. Esempio, il caffè con Betta inizia, ok, alle 5. Verbo iniziare. Se faccio un tempo passato, ad esempio, oggi facciamo solo esempi con passato prossimo. Cosa uso con iniziare? Essere o avere? Aspetto. Aspetto le vostre risposte, cari miei. Aspetto voi, iniziare, essere o avere? Mamma non suggerire, mamma non suggerire. Malena dice essere, sicura? Iniziare, cosa? La lezione di italiano, cosa? Il film, esatto, avere. Avere anche Sam, perfetto. Ieri, avere, perfetto. Ottimo, bravi, bravi. Andiamo avanti. Esatto, Joan. Avanti. Verbo per gli strumenti musicali. La chitarra. Verbo suonare. Suonare. Cosa? La chitarra. Cosa? La batteria. Cosa? Il campanello. Ho suonato il campanello. Avere. Grande Judith. Perfetto. Tutti ok, ragazzi? Perfetto, Angela. Andiamo avanti. Allora, Miguel chiede, ma iniziare non può essere interpretato come movimento? Allora, iniziare è uno dei verbi che può avere due ausiliari, ma non ne parliamo oggi perché sennò scoppia una bomba di casino, una cosa alla volta. Perfetto, Giulia, suonare con avere. Perfetto, suonato cosa la chitarra. Ok, verbo parcheggiare, essere o avere? Esatto, avere. Ieri ho parcheggiato la macchina nel garage. No, Miguel, nessun caos. No, parcheggiare. Cosa? La macchina. Cosa? L'aereo. Verbo arrivare. Essere o avere? Allora, ora mi arrivano un po' in ritardo i commenti, perciò non so a cosa vi riferite. Arrivare? Arrivare è un verbo di movimento, esatto Laura, esatto Riccardo, esatto Edith. Ieri sono arrivata a scuola alle 4. Perfetto. Essere, essere, essere. Grazie Lina, grazie Joao. Avanti. Verbo rompere. Rompere. Essere
o avere rompere. Cosa in questo caso della foto? La matita. Esatto. In questo caso il verbo rompere non è romputo, ma ha un participio passato irregolare o rotto. Participi passati irregolari, un altro caffè con Betta. Facciamo un'altra volta. Ho rotto la matita. Facciamo una cosa, ragazzi. Mi fate un favore così so a quale verbo vi riferite. Scrivete, così dovete anche scrivere. Esatto, Suzette. Ah, ciao Suzette! Esatto, Sile. Potete scrivere scusate, il verbo, ok? Verbo all'infinito, scrivete ad esempio rompere. Poi fate vicino, trattino, avere. Arrivare, trattino. Essere, così io so a quale verbo vi riferite perché arrivano un po' sfasati. Ragazzi, pronti? Mani sulla tastiera, avanti. Ok, verbo riflessivo. Voglio che diciate un verbo riflessivo, cioè il verbo. Ciao Suzette, che bello qui averti qui. È facile per te questa lezione. Ok, il verbo sedersi, verbo sedersi. Scrivete sedersi trattino essere o avere. Io aspetto, tanto il mio caffè. Non ho fretta, ragazzi. Sedersi. Ok, esattamente Edith. Mi sono seduta, grazie Malena. Sedersi essere. Ragazzi, grazie, mi aiutate tantissimo, grazie. Perfetto, così intanto praticate pure. Ottimo. Sedersi essere, perché? Perché è un verbo riflessivo. Avanti. Ha. Questo è un verbo. Perfetto, ragazzi, avanti. Verbo, il verbo crescere. Ad esempio, Elisabetta, che è bassa, non cresce più. Verbo crescere, essere o avere. Ok, Riccardo, questo come tu scrivi è crescere. Si scrive crescere. Devi aggiungere una S prima della C, crescere. Esattamente, verbo essere. No, Malena, è un verbo di cambiamento. Sono cresciuto, sono cresciuta. Esempio, Elisabetta è cresciuta a Bergamo. Avanti. Sabato sera Elisabetta esce con le sue amiche. Verbo divertirsi. Divertirsi, quale ausiliare, ragazzi? Betta già è cresciuta. Grazie. Grazie, Gilari. Lo prendo come un complimento. Ok, divertirsi, essere o avere. Perfetto, divertirsi, essere verbo riflessivo. Mi sono divertita molto alla festa con le mie amiche. Perfetto, anche Riccardo, ottimo ragazzi. Avete una buona insegnante, bravi. In italiano, verbo sognare. Sognare, essere o avere, ragazzi. Io continuo con il mio caffè intanto che voi scrivete sognare e ausiliare. Grazie, Gulai. Esatto, sognare, avere, sognare. Ieri ho sognato mia mamma. Ciao mamma, dai che arrivo.
Allora, vediamo. Laura chiede, scusate, ma non capisco bene quali sono le differenze tra i verbi riflessivi. No, verbi riflessivi sono una categoria, sono verbi in cui l'azione si riflette sul soggetto. Ma Suzette, ma sei un tesoro, grazie, grazie. Esatto, sognare con avere, ottimo. Avanti. Verbo entrare. Entrare, essere o avere? Essere o avere, chi offre di più, ragazzi? Dai, 5, 4, 3, 2, 1. Sì, entrare. Con essere, perfetto, verbo di movimento. Ieri sono entrato al Duomo perché ha riaperto. Verbo svegliarsi. Ancora verbo riflessivo, perciò anche qui essere, perfetto. Ciao Penelope. Ottimo, ragazzi. Mettere i vestiti. Abbiamo detto prima, perciò aspetto che dite. 1. Verbo all'infinito. 2. Essere o avere. Scrivete anche il verbo. Esatto, ragazzi, mi sono svegliato, mi sono svegliata, esattamente, bravi. E questo verbo, diric. Oh. Ok, va bene anche mettersi, oppure vestirsi. Se usiamo un verbo riflessivo, vestirsi o mettersi, usiamo essere. Se io invece uso mettere, cosa? Allora posso dire Elisabetta mette cosa? La camicia. Oppure dico Elisabetta sì, veste. Sì, ragazzi, non è mettuto, è messo, ma è irregolare, ne parliamo la prossima volta. Avanti. Verbo uscire. Esattolina. Uscire, verbo di movimento, perciò. Scusate! Verbo di movimento, perciò è esatto, con essere, avanti. Verbo per i soldi, verbo pagare. Sono un po' in ritardo, ragazzi, per cui adesso vado un po' più rapida. Pagare, ho pagato il conto al ristorante. Pagare cosa? Tac. Verbo che, come sapete, Elisabetta adora. Verbo cucinare, essere o avere. Grazie Edith, grazie Malena, Joao, Laura, perfetto. Benissimo, ragazzi. Ottimo. Cucinare, ho cucinato. Cosa? La pasta, la pizza, la torta? Cucinare con avere. Verbo domandare oppure chiedere. Funzionano allo stesso modo. Domandare cosa? Esatto. Con avere. Domandare informazioni. Ho cucinato un tiramisulina. Quando vieni a Firenze la settima volta, perché ricordo che tu sei venuta 6 volte, quando vieni la settima, tu porti il tuo tiramisù. Voglio dire un verbo riflessivo, voglio dire lavarsi. Perfetto, ragazzi. Lavarsi, verbo riflessivo, essere. Mi sono lavato le mani prima di mangiare. Bene, Lina, sono contenta che tu sappia fare il tiramisù, però quando vieni vogliamo i fatti e vogliamo mangiarlo.
Verbo telefonare. Ho telefonato a Paolo ieri sera. Avere. Verbo tagliare. Bene ragazzi, perfetto, bravissimi. Verbo tagliare. Allora, Lina, preferisco il dolce bizzenco. Tagliare cosa? I capelli. Ho tagliato, avere. Ok, ottimo. Ragazzi, ultimo verbo. Chiudiamo con un verbo. Allora, ragazzi, mia mamma, mio papà e i miei fratelli, che si chiamano Stefano e Gabriele, hanno quell'animale che in italiano si chiama pappagallo, un pappagallo parlante. Cosa fa un pappagallo? Hai ragione, Malena, ti giuro, un giorno te lo... Sì, Lina. Malena, un giorno te la dico. Promesso. Sì, Lina, sono io 10 anni fa, sì, quando ero più giovane, ma sempre alta 1,55 m. Allora, un pappagallo parlante, il mio pappagallo si chiama Lori. Un pappagallo cosa fa? Ripete, 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 ripete. Verbo ripetere, essere o avere. Vi aspetto per questa. Ripetere cosa? La lezione, ripetere cosa? La parola. Oppure parlare con avere, perfetto. In questo caso il pappagallo ripete. Esempio, il mio pappagallo ripete continuamente ciao, 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 ciao e anche dice ciao. Perfetto, ragazzi, stop. Basta che oggi abbiamo fatto un po' tarduccio, abbiamo fatto un po' tardi. Ripetere, avere, perfetto. Bene ragazzi, direi per oggi anche stop. Bravissimi, grazie che avete partecipato.